raccontato in quanto il Papa gli aveva dato una medaglia d'oro. In virtù di questo lui non sarebbe mai morto. Quindi il sergente romano non è mai morto. E infatti vive ancora nei nostri cuori. C'è la leggenda comunque su. Si diceva che fosse fuggito e si trovasse nel bosco e qualche contadino l'ha riconosciuto. Altra notizia, il sergente romano scriveva un diario con invocazioni alla Madonna e frasi poetiche, quindi era anche un poeta. Altra notizia, quando assaliva le guardie nazionali o piemontesi, i soldati piemontesi, aveva un grido di guerra, c'era un grido di guerra e inneggiavano quindi a Francesco II. I suoi soldati si chiamavano i francescani e lui era Francesco il Terribile oppure Enrico la Morte. Bravo. Prima di iniziare, io credo che sia doveroso un brindisi al sergente romano e ai suoi uomini. Tante ci mette per mettere a fuoco stamattina. È un fuoco lento. È un fuoco lento, eh? Quando me ci sarà qualche usarello per questa macchinetta. Allora, via! Vorrei fare un brindisi a Nicola Zitara e alla sua idea! Bravo! Unito e libero! Bravo! È molto bello. Quindi inserisco la domanda, no? Ma gli vado facile. Allora dimmi, ti stava dicendo, senti, il tuo prete Claudio, come stai? A casa che la bandiera, Claudio, detta dell'area di. Signore, vendo. Claudio, sei pazziano ora. All'aritata e chiude il bandiere nel mio amico. Indipendentissimo, esaurito, c'è tutto qua, sta comunità. Aiuto. Vergognate. Esaltate un periodo di quelli più orrendi che ha avuto questa Italia. Questa Italia unita. Vergognate. No, 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 un attimo di silenzio per favore, un attimo di silenzio. Quella tavola là fa il basso e questo fa il fogliato. Glielo dirò. Silenzio! Per favore, un attimo di silenzio per favore in aula. Allora c'è l'amico Michele. Ecco, mi faccio un po' dentro. Signori, perché signori, Michele canterà una canzone per Michele, voi dalla Puglia. Dalla Puglia. Michele canterà una canzone per noi della Puglia. Terra di Bari. Por favore. Mamma abusata, chitarra e tambo. Tu parti subito così. Allora, un attimo di chi. Per favore. Ammo. Allora, uno, due, tre, via. Mamma abusata, chitarra e tambo. Perché sta musica è stata cagna. Si ne brigante, facimma paura. Tutta la gente sta a ammarà, non battendo
Aglio stato pronto, vai. Con tutti i paesi. Aspetta! E per favore, vi 1 2 3 via. Tutti i paesi da Basilicata, se sto scendendo mo vanno lutta. Una Calabria non si è rubutata e un nemico facemmo tema e un nemico facemmo tema. È stato piatto. Femme una bella carato cuore si stuprigando unite salva non ho pensato dire un nome che ci fa guerra e non c'è la pietà. Chi ci fa guerra non c'è la pietà. Che sia uguale. Come se nasce brigando suo amore ma fino all'ultimo prima sparà e se muri in mano a dare un cuore a una bestemmia per sta libertà e la bestemmia per sta libertà. Andate anche voi. Bravo. Viva il re. Come ti chiami? Scusami. Michele di Luca Febavata. Bravo. Questo è mio. E da tempo è da tempo che non ci sedevamo a tavola, perché il sedersi a tavola è un momento altamente importante. Non ci si può sedere a tavola se si ha il guanto, se si ha il coltello nel guanto. La tavola è l'elemento più alto e nobile di questa. È da tempo che io non mi sedevo a tavola con tutti voi. Devo venire nell'epicentro no. Della è da tempo che non mi sedevo a tavola con tutti voi, perché abbiamo l'abitudine pessima, ce lo dobbiamo riconoscere. Lo posso fare qui questo discorso perché fuori ci sono orecchie tenere mentre qui le orecchie sono tutte dure. È da tempo che io non vivevo questa lieta tavolata. È da tempo, e con un'amarezza di quelle incredibili, perché dovunque si va non c'è questo spirito di cordialità, sia pure in parte forzato, però siamo seduti tutti insieme nello stesso ambiente e nella stessa tavola, è divisa solo per motivi di spazio, però noi siamo tutti alla stessa tavola, ed è da tempo che io non mi sedevo a tavola con maggiori esponenti del meridionalismo. Perché no, non voglio applausi, non è, è solo potervi dire quello che mi sta girando il cervello. Voi vorrei che lo notaste anche voi questo. Allora io mi chiedo a voi, perché cazzo? No, scusate. Quando il cazzo ci vuole, ci vuole. Allora io mi chiedo e chiedo a ciascuno di voi, cominciando da me, perché non riusciamo ad avere questo spirito tutti i giorni e tutti i minuti? Perché non riusciamo, e io mi sto rivolgendo in questa tavolata a tutti voi, nessuno in particolare, nessuno di più, nessuno di meno. Mi chiedo, cazzo, per la seconda volta. Bene, diciamo bene. Questa volta il cazzo è incazzato là da dire. Perché noi usciamo di qui, prendiamo le strade e ognuno piccola strada sola. Io. È follia pura. Allora. Io ricordo un vecchio film in cui i cavalieri, scusate, per retorica da bassi fondi, la tavola rotonda si costituì non perché il cavaliere se ne scritta la tavola rotonda, perché improvvisamente si trovarono riuniti intorno ad una tavola a mangiare e quegli stessi posti si riassegnarono quando dovevano fare qualcosa o dovevano decidere qualcosa nella stessa maniera, con la stessa valenza, con lo stesso potere, con la stessa qualità, come volete chiamarlo,
Allora io mi chiedo perché questo spirito che oggi aleggia qui non riusciamo a farlo aleggiare fuori di qui, quando tutti quanti sanno, tutti lo sanno, anche le pietre, che screzzi, chiacchiere, storie, dicerie ci tengono di su. Bravo, e scusami, e questo non fa altro che fare il gioco di quelli che il sud lo vogliono tenere così come stiamo oggi, per il quale ci va. Aspetta, scusami, non è, mi dispiace, non è che non voglio rispondere, voi sapete che mafia mi invitate, è solo il mio pensiero quello che vi sto, è lo spirito di questa tavolata, e non lo posso fare fuori di qui, scusami, non lo posso fare fuori di qui, perché noi vediamo ogni giorno tentativi di aggregazioni, di accocchiamenti, di copule fra gente che non ha il nostro stesso spirito, e non è possibile che il midollo, perché per far muovere un corpo la parte più importante è un midollo spinale, se non c'è il midollo spinale, che è lo spirito che ci ha riunito intorno al sergente romano, quello è il midollo che ci sta tenendo insieme oggi, allora io mi chiedo, non, questi discorsi non si possono fare fuori di questi ambienti, perché non c'è lo stesso midollo che sta oggi qui presente. Io vi invito in ginocchio a fotografare questa seduta e a rimanere come i cavalieri della tavola rotonda, qui sono tavole rettangolari, rimanere con questo spirito da oggi in poi, non perché uno di noi debba prevalere sugli altri, ma perché tutti quanti insieme, con lo stesso spirito di servizio, perché oggi è vero che uno ha mandato la mail, un altro ha alzato il monumento, un altro ha fatto il nuovo bagno, un altro ha attaccato al manifesto, però il corpo è sempre quello. Noi oggi stiamo facendo la festa del matrimonio, della storia del sud e del sud. Oggi questo è un matrimonio in cui siamo invitati con la stessa valenza a sedere insieme alla tavola del sud e della sua sposa, che è la sua storia. Se riusciamo a mantenere questo spirito, supereremo qualsiasi, è naturale, qualsiasi naturale, logico, screzio personale, stronzato. Come si faccia a non mandare al diavolo uno che ti dice una fesseria in quel momento? Ma noi dobbiamo sempre tenere presente, a mio giudizio, dello spirito che io vedo qui dentro, e ribadisco, non potrò esprimerlo fuori, perché fuori stasera ai convegni avremo le orecchie sorde e noi dobbiamo parlare di tutt'altro, Misticò, Guagnano, quelli che devono parlare, dobbiamo parlare di tutt'altro. Questa nota la possiamo, deve nascere e morire qui dentro, sperando, lo dico per me e per voi, che tutto quanto alla fine, se posso cominciare in ordine alfabetico, se vedo Bulì seduto lì, fa una cosa, noi tutti quanti ci andiamo a sedere all'iniziativa di Bulì, se Salemi o Rinaldi fa una cosa, se Marro fa una cosa, andiamo a sedere al tavolo, sapendo che io non mi sposo con Gulì, con Marro, con Giovanni Salemi, con i quali posso avere, ma mi vado semplicemente a sedere alla tavola della storia e del sud. Questo mi preme, se vorrei. Bravo, bravo. Sono alcune ultime ragioni. Una ragione riguarda le persone più anziane. Alcune persone hanno cominciato da giovani pensando di fare la rivoluzione del capo conservatrice, cioè di tornare indietro a un fasto borbonico, però dentro di loro c'era un desiderio di borghesia e alcuni sono diventati borghesi. Non sono più i rivoluzionari a cui faceva riferimento
il sergente romano che voleva, che non gliene importava della forma ma della sostanza. Molte persone sono diventate di forma e non di sostanza. Un'altra cosa riguarda lo spirito di protagonismo, che a volte fa prevalere una propria posizione per puntiglio, anche se uno ti domanda, scusa, ma poi alla fine, perché vuoi dire, vuoi fare, vuoi essere questo? Non potremmo fare diversamente? Magari non ti rispondono proprio e ti voltano le spalle. Giovani e vecchi, questo accomuna tutti quanti. Alcuni giovani sono figli del loro tempo, va bene? Allora sono molto spesso catturati da altri interessi, che sono quelli che impone il discorso globalizzatore messo in piedi proprio da quegli inglesi e da tutti i loro eredi, continuando fino agli americani, neozelandesi, israeliani, tutti quanti che vogliono che noi rimaniamo nel ghetto. Quando Lord Gladstone, Gladstone si scrivevano e dicevano: i napoletani non dovranno rimettersi in piedi economicamente, non dovranno essere in grado di intraprendere, non dovranno avere neanche gli occhi per piangere. E noi l'abbiamo presa, invece, come un'offesa da respingere al mittente con massimo sdegno, l'abbiamo presa nel nostro intimo passivamente, non devi imparare l'occhio per piangere, quando non è vero. E poi c'è una ultima cosa tra quelle che ho pensato, che è molto grave, che molte persone pensano di spiegare la storia con la storia, invece la storia si spiega con l'economia, perché l'economia sta dietro a quei fatti. Quando diceva Honoré de Balzac, faceva dire a un suo personaggio, diceva: ci sono due tipi di storia, la storia falsa, menzognera, tu su un popolo, che viene raccontata a tutti quanti, che è funzionale al potere, e poi la storia dove ci sono i veri fatti vergognosi, dove vengono spiegati con questa parola, economia. Tu non so se ti hai fatto mai presente quando gli americani dicono: noi salvaguarderemo i nostri interessi, la faccia del presidente che la dice è genda, è una faccia di morte, perché quello vuol dire, sottinteso, quando vorremo, dove vorremo, con chi vorremo, con qualunque mezzo, sottolineo qualunque. E vedi quello che sta succedendo nei paesi come a sotto attacco, i paesi del Mercosur, Ecuador, Bolivia, Brasile, eccetera. Sì. Vedi i paesi del BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Vedi i paesi PIGS, come siamo noi, come dicono loro che siamo dei porci da squartare, Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna. Adesso mi dici tu, qual è stata un'apertura mentale del sud a dire: andiamo a vedere tutti questi popoli che ci stanno soffrendo ancora adesso quello che abbiamo sofferto noi e che stiamo continuando a soffrire, e coalizziamoci con quei popoli. Questo potrebbe essere un grande anello di congiunzione da tutti quanti, perché dimenticherebbero le loro beghe locali. Le splendide parole della Nicchia con questa semplicissima frase, che è il dramma storico del nostro ambiente fin dai tempi più antichi. Le parole dividono, solo i fatti uniscono. Se noi troviamo il modo di agire, saremo uniti per forza. Qualunque sia il nostro pensiero, umore, fantasia, qualunque sottile distinguo vogliamo trovare tra la parola piripì e la parola piribà, le parole servono solo a dividere. Se noi troviamo un obiettivo comune, che è l'analisi reale del Mezzogiorno di oggi, e vi comunico che il Mezzogiorno è una plaga abbandonata a se stessa, non inventatevi cose che non ci sono. Noi non abbiamo assolutamente niente, e se domani decidono di darci l'indipendenza, ce la danno, nel senso: arrivederci, pigliatevi un re, una repubblica, perché non ci servite più, e non abbiamo nessuna arma da mettere contro questa operazione. E quindi? Noi dobbiamo trovare il modo per agire. Se agiamo, saremo uniti per forza, se non altro per paura del nemico. Se continuiamo a parlare, a scrivere, a cominciare da me, a scrivere, a polemizzare, a sottilizzare,
Questo servirà solo a dividerci. Vi ricordo che fino a qualche anno fa si contavano circa 120 gruppi meridionalisti neoborbonici, post-borbonici. Adesso saranno 3 o 4, ma appena un gruppo ha 2 iscritti avviene una scissione. Tutto questo ci ha portato a queste situazioni. E noi dobbiamo arrivare alla riunione annua per trovarci di fronte, che è una cosa bellissima, ma non ci serve. A noi serve una riunione di tutti i giorni, qualunque sia il mezzo, Facebook, internet, eccetera, ma dobbiamo trovare il modo per combattere una battaglia di natura politica, nel senso più nobile e più squisito del termine. Questo non significa che adesso il primo che va in cerca di polli vi verrà a chiedere il voto perché loro sono per la bimbo, ma voi sapete benissimo che è un imbroglio. Ma da qui a qualche anno bisognerà creare una forza politica che faccia pesare il meridione, che dica ci siamo anche noi, non in nome del fatto che ci fu la Magna Grecia, addio, ma del fatto che esistiamo e siamo capaci di darvi un grosso fastidio. Ma fin quando non siamo capaci ci saranno solo parole. Perciò alle splendide comunicazioni che ci ha dato Francesco Radicchia aggiungo questo: inventiamoci qualcosa per agire, altrimenti le parole continueranno a dividerci per i prossimi 20 anni, salvo pranzi e cena. San Pietro. Tempo addietro scrissi il sud plurale. Il sud è plurale, grazie a Dio è plurale. La ricchezza del sud è che sia plurale, perché se fossimo tutti, scusate, dirò una bestemmia e in questo momento è come se lanciassi merda in questa riunione favolosa, se noi fossimo come i leghisti, uno pensava e gli altri opererebbero, ma qui grazie a Dio c'è la moltitudine pensa e nessuno fa niente. No, nessuno fa niente perché non vuole. No, che la cucchia è? Che la cucchia è? La moltitudine, quello che c'è del nord. Aspetta. Ci lasciano. Vai. Allora, non è che quelli del nord ci lasciano quando hanno preso tutto, quelli non possono lasciarci. E tanto è vero che nessuno dei leghisti importanti parla più di secessione. Per un motivo molto fondamentale, e sono anni ormai che non ne parlano più. Perché mentre loro sono un gruppo vecchio di persone, perché là ci stanno tanti pensionati baby, l'85-90% delle pensioni baby sono concentrate al nord, loro versano all'INPS molto meno di quello che prelevano, cosa ribaltata nel sud, che è una popolazione mediamente più giovane. E noi versiamo all'INPS molto più di quello che preleviamo. Col cavolo che la fanno la secessione, perché il primo momento in cui mettono un... Scusa, no, va bene! Per 2 anni dopo la guerra noi siamo stati senza alcun governo, né di tipo nazionale né di tipo regionale. Il sud si è ripigliato, 43-45, il sud si è ripigliato. Poi quando sono... Va bene, comunque quando sono rivenuti quelli là savoiardi a prendere il controllo, il PIL del sud ha cominciato a ridiscendere di nuovo. Quindi ripigliamo... Alessandro, mi posso fare una domanda? Io non sono né presidente né segretario, niente. Siete capaci di fare un movimento politico unitario? Allora, io per ora l'unico... Siete capaci? Scusate, di far, l'unico prego. Movimento che non mi ha mai accusato di niente per il mio movimentismo intermovimentale, perché io sono andato in mezzo alla gente, sono andato... Sì, io mi sono mosso in mezzo ai movimenti e tutti quelli dicevano, ma che ci fai qua, perché non te ne vai? Già stai là. E non hanno capito niente. Questa è la cosa che mi sono incazzato, quella, un animale! Aspettate, un momento. Forza Dio! Allora, non l'ho chiesto, un attimo, non l'ho chiesto solo a voi, lasciate stare, la passione è una cosa importante, la passione è una cosa bella. L'unico movimento che non mi ha detto niente, che dice, anzi invece,
fai bene, perché noi ci dobbiamo unire. È stato il movimento del Parlamento delle due Sicilie, Parlamento del Sud. Bene. Tutti gli altri hanno visto un secondo fine. Posso dire una parola? Oggi un fatto nuovo c'è, che alcune persone che non avevano rapporti splendidi tra di loro, anche grazie al passare del tempo, si sono rincontrati nel sentimento di ammirazione nei confronti dei nostri eroi, e questo è un fatto bello e positivo. Bello e positivo, e speriamo che si incrementi, però non andiamo oltre, perché noi dobbiamo dire anche una cosa: le idee sono diverse, le sensibilità sono diverse, no, i comportamenti sono diversi, ma soprattutto i sentimenti sono diversi. Perché io ho l'impressione che molti, scusate, mi vogliano scherzare, per molti questo sia poco più di un hobby. Questo, immaginate un film, questa nostra riunione assomiglia poco o nulla a una riunione di militanti rivoluzionari. Poco o nulla. Vi è qualcuno che è un po' più tosto, qualcuno che è un po' più decisionista, qualcuno che è un po' più concreto, qualcuno che soffre in silenzio vedendo che molti non hanno capito la gravità del momento. Non l'avete capita, non l'avete capita che ci stanno massacrando. Esatto. Che una regione come la Lucania non esiste più, è diventata una discarica radioattiva. Oppure per il ieri, perdiamo tempo con queste stronzate qua. Qua il nostro paese tra poco non esisterà più. È venuto Pino Aprile a dirvelo, i terroni, non è la questione di dire non esiste più, per mancanza di terroni. Prima si ci ha autoinsultati sdoganando questo vergognoso termine, poi ci ha comunicato, ci ha notificato che i terroni non esistono più, perché oggi quick, swift, squack, plack, con internet siamo tutti uguali. Quindi non è un identitario. Questo signore che non è un identitario e che sta raccattando e riciclando quanto gente coraggiosa e con le palle sta facendo da... Bravo! Adesso si è notificato che non esistiamo più, perché lui l'identità mediana non gliene frega più. Allora scusate, il sergente Romano che cosa ci potrà pensare di noi oggi? Qui è un'emergenza che dobbiamo trovare alleati tra di noi in tutto il mondo, capire non solo di economia ma di etica. Questi ci stanno massacrando, stanno desertificando il futuro non solo nostro ma anche di quelli del nord. Non c'è nessuno qua in Europa e nel mondo che possa dirsi al riparo da quello che sta accadendo. Noi questo non lo abbiamo capito, perché pure a me piace scherzare, pure a me piace ridere quando è in caso lo faccio, ma io oggi ho ben poco da ridere. Qui non ci mobilitiamo, o non ci sarà proprio futuro. Ma lo sapete che in Lucania la gente vede crescere i tumori non sulle future generazioni, sui loro figli, e lo stesso probabilmente sta succedendo pure a noi grazie a questi maledetti usurai. Massoni, ma Monti c'ha la giacca e la cravatta, qualcuno è pure simpatico, perché magari gli più antipatico a Berlusconi. Non avete capito che questi stanno distruggendo tutto? Allora veramente sarà finita la questione meridionale, perché sarà finita proprio il sud, insieme al sud il resto del pianeta. Quindi io dico, siamo qui tutti riuniti, però io dico forse qualcuno dopo se ne va pensando che deve giocare alla bolletta o deve andare a giocare a burrato. Qualcun altro invece pensa al futuro proprio dei propri figli e della propria terra. Bravo. Questa è una differenza che non con nessuna cena colmerà mai. Emma, non ci voglio dire una parola, una sola parola. E allora? E allora? La diagnosi, grandissima, la terapia? Organizziamo nuclei di lotta antisistema. Rivoluzione! Posso un attimo dire un'ultima cosa, vi prego, e poi mi taccio. Oltre a confermare perfettamente quello che ha detto in modo ottimo
vitale. Voglio anche dire che esiste un solo politico in tutta Europa, un solo politico, si chiama Nigel Farage, e ha detto: lasciamo la Grecia libera di uscire dall'euro, lasciamo, ridiamo la dignità al popolo greco. Lui deve vivere sotto scorta perché ha avuto già due attentati. Quindi ricordatevi che quando si avrà una posizione forte che darà fastidio a quei fedeli di massoni, quelli fanno gli attentati. Mi sono spiegato, bisogna essere pronti a qualunque cosa, perché questa qua quando diventa una vera battaglia ci stanno gli assalti, il sangue e la morte e anche le bombe.